Siamo qui, oggi è domenica, stiamo facendo un viaggio nella storia dell'Abruzzo. La prima tappa è l'anfiteatro romano di Amiternum, poi andremo a visitare altre località storiche, diciamo. Vediamo questo anfiteatro. Amiternum era un'antica città italica dei Sabini, le cui rovine sorgono nei pressi dell'attuale frazione di San Vittorino. L'antico abitato italico nel 290 a.C., qualche anno dopo la fine della terza guerra sannitica, fu conquistato dai romani, acquisendo anche il godimento di tutti i diritti civili. La città, aumentata di importanza e imponenza, venne spostata più a valle, abbandonando l'antica area. Nel secondo secolo a.C. la città crebbe e diventò un grande centro urbano, Amiternum per l'appunto. Nel periodo imperiale, con Augusto, assunse la dignità di municipium, crescendo la propria importanza. La città continuò ad avere un ruolo molto rilevante anche tra il tardo antico e prima metà del XIII secolo. Con la fondazione della città dell'Aquila, l'abitato si era andato progressivamente riducendo e subì il suo definitivo abbandono. Nell'abitato romano restano un teatro, un anfiteatro e una domus, che costituiscono il nucleo principale del sito archeologico. Il nome Amiternum deriva dal fiume Aterno che scorre vicino e, come ricorda Strabone, attraversa l'abitato inoltre l'antico sito italico romano adati natali ad uno dei maggiori storici romani, Sallustio, da non confondere con Sallustio, che non è un santo. 86 a.C., 34 a.C., Sallustio. Sallustio, la statua sta a Piazza Palazzo. Però domani ci sta nei, domani che scuola, c'è? No? Domani si parla di Sallustio? Di Sallustio! Sta storia di Sallustio. Planimetria, anfiteatro e strutture adiacenti. Scala 1 a 500. Qua è scritto pure in inglese. Qui è in latino. Vabbè, allora andiamo avanti. Parco Thomas Asby, archeologo, 14 ottobre 1874, Londra, 15 maggio del 31. Ok, andiamo a vedere. Ecco quello che rimane dell'anfiteatro. Vedete come si è riuscito a mantenere nel tempo, perché è fatto di mattoni e sassi, è murato sicuramente con quella malta che usavano i romani, che è calcestruzzo, fatto di calce e pozzolana, che veniva dalle cave di pozzolana. Prendi le colonne qua. Sì, le sto prendendo. Questa è la parte esterna del teatro, era le colonne, vedete? Però penso che questa, la parte finale, l'hanno rifatta, perché si vedono i mattoni che sono diversi, dai. Gli originali sono quelli lì, eccoli, vedete? Ha resistito negli anni ai terremoti. Una struttura molto possente. Vedete l'interno dell'anfiteatro? Vedete le gradinate, lì c'erano, e qui facevano i giochi equestri, le corse dei cavalli. Era un circo praticamente, in miniatura rispetto al Colosseo. Era un piccolo Colosseo questo praticamente. Il Colosseo è enorme, come quello che sta, che riesce, quello di Verona, per esempio, che è rimasto intatto. Piccolino. Sì, sì, ma questo è più piccolo di quello di Verona, eh. Verona certo. È più grande, sì, questo è piccolino, eh. Però è un bel edificio. È rimasto bello, a me è sì, grande, sì, guarda. Sì. Questa è la parte ovest dell'anfiteatro. Perché poi ci stanno gli altri ragazzi, stanno gli ariscavi, no? Sì. L'Università dell'Aquila. E qui in lontananza si vede il centro abitato di San Vittorino. Andiamo a vedere la domus qui. Questa è la domus che è rimasta adiacente all'anfiteatro. Era enorme, però questa non era, era un palazzo, era, non era una casa. Era una cosa di un certo livello, guardate, rotonde qua. Era pure un bel disegno architettonico, vedete? Non so come era fatta, c'era un cortile dentro. Però era una struttura grossa. Perché guarda lì che c'è il canarino. Penso che ci potevano abitare pure 100 persone, no, vabbè, non lo so. E da qua si vede in lontananza l'anfiteatro, vedete? È molto bello. Adesso oggi è una giornata nuvolosa.
No, vedi, bello, guarda, io sempre lo so passata, non l'ho mai riflettuto, guarda, è splendido qua. Beh, adesso hanno migliorato parecchio, prima era tutto abbandonato. È stato un periodo tutto che non... pulito, sì, hanno avuto dei finanziamenti, perché per fare le cose costa, avere il custode qui costa. Quindi evidentemente ci sono dei finanziamenti, altrimenti del Ministero, della Cultura. Ok, andiamo a vedere da sotto e poi basta. Vedete? Questo è il lato, diciamo, l'ingresso. Sud, il lato sud questo è. Vediamo se si vede bene da qui. Non è una struttura così simmetrica, semplice, vedete? C'ha a sinistra questo coso rotondo, giù in fondo un altro. Sono uno, due, tre. Tre rotonde, diciamo, come le rotonde sul mare, no? Quella di Freddy Bongusta. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Ve lo ricordate, Freddy Bongusta, che era un nostro paesano, perché era del Molise lui. Quando l'Abruzzo si chiamava Abruzzo e Molise. Forse è l'unico. E Bruno Vespa, sono gli unici famosi, a parte i grandi scrittori che abbiamo avuto, Benedetto Croce, Gabriele D'Annunzio, vabbè, abruzzesi ce ne stanno parecchi, adesso non mi vengono in mente. Va bene allora, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Ah, ecco, sulla sinistra hanno fatto una bellissima strutturina di acciaio e legno, dove ci sta il custode, e dentro ci saranno dei reperti di un certo valore, penso, che hanno... l'hanno messi dentro per paura che li rubano, perché qui in effetti se i ladri potrebbero entrare con una facilità estrema, dalla parte di sotto specialmente, vedete, giù dall'altra zona, che la recinzione è piccolina, non è una grande recinzione, capito, è bassa, eh. Ok, il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, al prossimo video. Adesso faccio un po' di foto che le mettiamo dopo il video. Ok, ciao.